Questo video lo preannuncio, lo teaso da un po' e parliamo di due pesi, due misure. Questo è poi il concetto alla base del contenuto di oggi. Due pesi, due misure, che è un principio che sto vedendo sia nel pubblico, sia nella critica internazionale, un po' dappertutto, l'approcciarsi ai prodotti videoludici con il principio del due pesi e due misure. E la riflessione si può fare in tantissime occasioni. E vorrei partire da un parallelo immediato, il più recente forse, che è quello che riguarda la remaster di Alan Wake e la Diablo 2 Resurrected Edition. Ovvero due produzioni che hanno tentato di riportare alla luce e sul palcoscenico contemporaneo delle produzioni particolarmente amate, due cult. Uno un po' più vecchio che è Diablo, uno un po' più recente che è Alan Wake. Allora, Diablo è stato riproposto sul mercato in una veste molto molto apprezzabile, perché il gioco è stato letteralmente ricostruito da un punto di vista tecnico e, diciamo, reso finalmente moderno, un lavoro mastodontico di ricostruzione concreta, come peraltro offre come spunto la stessa riedizione, perché appunto con la pressione di un tasto si può passare dalla realizzazione tecnica moderna a quella dell'epoca, proprio per trasmettere il reale passaggio, la reale evoluzione che c'è stata in questa produzione. E il gioco, a conti fatti, è stato accolto in maniera anche abbastanza fredda. Cioè, in generale, si è respirata un'aria abbastanza, no? Quasi a voler minimizzare questo lavoro mastodontico fatto sull'effettistica, sulle texture, su tutto da Blizzard, da Activision Blizzard, dando risalto al ma il concept è vecchio, ma adesso non funziona, ma c'è questo, ma c'è quello, cercando letteralmente il pelo nell'uovo in ogni aspetto, senza dare alcun tipo di risalto incredibile a ciò che lo avrebbe meritato, cioè una componente tecnica che effettivamente rende un prodotto vecchio come il cucco dannatamente moderno e godibile anche al giovanissimo di oggi. Che lo scopre adesso Diablo 2 dice wow, che bel gioco. Quindi quello un'accoglienza fredda, quasi quasi come se si desse per scontato quello che poi è stato fatto. E lo potrei anche accettare se ci fosse coerenza nell'accogliere certe produzioni. Perché poi passano un paio di settimane e arriva la remaster di Alan Wake e allora ah, è tornato Alan Wake, ma che meraviglia! È tornata Alan Wake, ma che meraviglia! Sì, allora, voi sapete bene quanto io ami Alan Wake, ve ne ho parlato in innumerevoli occasioni in questi anni, è una produzione che ho adorato, sono un fan di Remedy, li ho giocati tutti i prodotti di Remedy e li ho amati alla follia tutti. Però c'è da dire che la remaster di Alan Wake è una produzione piuttosto pigra, che ne dica un po' tutto il settore, no? È una produzione un pochino pigra perché effettivamente non ti trasmette, non ti sbatte in faccia ciò che giustifica la sua esistenza. Se noi prendiamo le sequenze di Alan Wake nella sua remaster e prendiamo le sequenze di Alan Wake nella sua versione originale per Xbox 360, dici sì, vabbè, l'hai un po' ripulito, l'impatto visivo è migliorato, le cutscene sono state riviste e ottimizzate, ma non ti trasmette un effetto wow. E se io parto dal presupposto che quello stesso prodotto lo posso avere a 4 spicci durante i periodi di saldo, mi viene da chiedere, ma perché allora devo spendere 30 euro per averlo? È una riedizione che a conti fatti è giustificata nell'acquisto a prezzo pieno solo da parte di chi, magari possedendo solo PlayStation e manco un PC, dice: oh, non ci ho mai potuto giocare, non ci potrei mai giocare, me lo compro su PlayStation. Allora lì alzo le mani, capolavoro. Ma valutando il prodotto nel suo insieme, nella sua interezza, nella sua totalità, ti sconti con un progetto che a conti fatti ti fa dire: vabbè, ma io perché ho pagato un'altra volta 30 euro se il gioco già ce l'ho? E questo tipo di sensazione, teoricamente, una remaster non te la dovrebbe dare. Ok? Bene o male, dovresti percepire ciò per cui hai speso i tuoi soldi. E in Alan Wake non ci sono cose di questo tipo, perché l'illuminazione già era spettacolare all'epoca, perché Remedy fece un lavoro pazzesco sulla versione originale. Qui è stato rifinito un pochino.
ma non c'è stato nessun tipo di ribilanciamento a livello di gameplay, non c'è stato nulla per rendere questa remaster un pochino migliore. E allora tanta gente ha detto, vabbè, ma le remaster sono solamente tecniche, allora perché a Diablo Resurrected gli si fanno le pulci sul fatto che la struttura ormai è vecchia? Ragazzi, allora ci mettiamo d'accordo, perché no? E poi chi lo dice che non ci possono essere ammodernamenti di gameplay anche in una remaster? Perché? Perché è legge? Perché non puoi renderti conto che un aspetto del concept originale magari si potrebbe rivedere e raffinare per andare incontro a un pubblico un po' più vasto? Sarebbe un delitto? No! Se lo si vuole fare, lo si fa. Se non lo si vuole fare, non lo si fa. Però, ripeto, e vedere che in generale la media di Diablo 2 Resurrected e di Alan Wake Remastered è la stessa, a me ha suscitato qualche perplessità. E che bene o male anche nel pubblico c'è stato questo accoglierli un po' allo stesso modo. Fermo restato che sono due capolavori, che io straconsiglio a chiunque, sia nelle loro versioni originali, sia nelle loro versioni rimasterizzate, riviste, ottimizzate, ma ciò non toglie che siano stati accolti in maniera diversa. A una gli si è perdonato tutto, all'altra non gli si è perdonato praticamente niente, anche imputando di colpe che non ha, no? Sto discorso lo possiamo fare anche al più recente Far Cry. Far Cry 6 è stato bollato da alcuni come il Far Cry più fiacco della serie. Ma come? Siamo reduci da New Dawn, che è un abominio di game design sotto tanti punti di vista. Vabbè, mo, abominio magari no, però insomma io estremizzo a volte i concetti per renderli particolarmente recepibili. Comunque, Far Cry New Dawn è stato un capitolo estremamente controverso, estremamente rivedibile, con determinati aspetti che lasciavano molto a desiderare. Far Cry 6 è un ritorno a un concept stabile, solido, equilibrato e ben bilanciato. A Far Cry New Dawn non sono state fatte neanche la metà delle pulci che si stanno facendo in questi giorni a Far Cry 6. Perché? Cioè, perché il livello mediocre di New Dawn andava bene e la solidità di Far Cry 6 non va bene? Com'è possibile che i due prodotti abbiano un metascore praticamente equivalente quando uno non vale l'unghia dell'altro? Cioè, com'è possibile che tanti prodotti estremamente mediocri vengano elogiati come dei capolavori assoluti e che poi i prodotti solidi vengano dipinti e sviliti nel loro essere estremamente validi? Perché c'è questa incapacità di essere coerenti nelle valutazioni e di vedere i prodotti per quel che sono? Mi manda al manicomio a me questo aspetto, perché non trovo una linea nella valutazione dei prodotti né da parte del pubblico né da parte della critica internazionale a volte. Allora, io sono un forte e un fervente sostenitore della pluralità di opinioni. Cioè, il consumatore deve farsi un'idea sulla base della totalità di quel che vede e di quel che sente. Della totalità, comunque, di una larga parte di quel che vede e sente. Che poi è il motivo per cui tendenzialmente in tantissime occasioni mi ritrovo a dirvi: ascoltate il mio punto di vista, però poi andate a sentire Tizio, Caio e Sempronio per vedere cosa dicono loro e poi confrontate le idee. Io non so la bocca della verità, mai detto di esserlo, mai pensato di esserlo. Però credo che il mio parere sia rispettabile da tanto quello di tante altre persone, che magari ascoltando il mio parere e quello di altri, chi è di là, dall'altra parte dello schermo, possa farsi un'idea un po' più chiara su un prodotto che magari vuole comprare. In questo particolare periodo io mi sento completamente fuori da quello che è il flusso critico dominante, perché io sono tendenzialmente fuori da certe valutazioni, sono tendenzialmente in contrasto con tre quarti della roba che vedo e che sento e che leggo. Mi trovo a volte a percepire come pregi cose che per altri sono dei difetti e viceversa. Parlando di Far Cry, appunto, poi vi raccontavo nella recensione qualche giorno fa, credo sì, i video saranno distanziati. Tanta gente ha dipinto Anton Castillo di Far Cry 6 come un cattivo mal scritto, quando in realtà giocando tutto il gioco ti accorgi che non è così. Allora, dove sta la verità?
Per quello dico, tante volte giocateci voi, non vi fidate di quello che dico io o di quello che dice chiunque altro. Cioè, giocate, vi fate un'idea, capite poi chi è che vi ha raccontato le cose magari meglio o peggio. Ecco. Però c'è effettivamente un problema. E io temo, purtroppo, che questo problema sia nato un po' di tempo fa, con chi sapete voi, con quel gioco che sapete voi, no? Che ha dato vita a tutto, che è stato un po' il punto di rottura della critica internazionale. Il momento in cui è venuta a mancare la base critica per poi dare una coerenza a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Perché quel prodotto è stato l'esempio di come a volte si tenda a adottare il concetto di due pesi e due misure. Cioè problemi che solitamente vengono valutati come critici e come invalicabili, come è nel caso di Cyberpunk, sono stati messi da parte per far risaltare altro. Quindi credo che sarebbe opportuno che in generale ci si decidesse un po' tutti a, che poi è una cosa utopistica, però il concetto bene o male è quello, cioè capire da che parte vogliamo andare. Cioè siamo in un'epoca in cui si vuole premiare il game design a discapito della componente tecnica, allora adottiamo tutti un certo metodo di valutazione. Ma se io in un certo prodotto mi aggrappo ai problemi tecnici per dire che fa schifo e poi nel prodotto successivo i problemi tecnici evidenti li ignoro perché il game design è fatto bene, allora è ovvio che poi il consumatore non ci capirà più niente, che a sua volta poi adotterà il medesimo metodo di valutazione e quindi a sua volta condizionerà con un'ulteriore confusione chi gli sta intorno e si arriverà a quello a cui siamo arrivati oggi, in cui non si capisce più nulla, non si capisce più nulla con ogni prodotto. Cioè, ogni prodotto che esce si sente tutto e il contrario di tutto. Una settimana i problemi tecnici sono il motivo per cui si dà 4 a un prodotto, la settimana dopo i problemi tecnici sono marginali. Faccio fatica e soprattutto faccio fatica in relazione al fatto che non è più così evidente quali generi hanno bisogno di essere affrontati con determinati metri di valutazione. Piccola parentesi sulla critica videoludica. Ogni prodotto ha delle caratteristiche, ogni genere ha degli obiettivi, una finalità, un target specifico. Se io gioco a un simulatore automobilistico, prendiamo Formula 1, non posso prendere il pubblico come elemento dominante nella mia valutazione. Perché se il pubblico è fatto bene o male, è un elemento di contorno. Quel che conta in un racing simulativo è la qualità della simulazione automobilistica, che è il metro di cioè è l'elemento dominante. Se quell'elemento dominante ha una componente tecnica un po' è quello che condizionerà gran parte del voto, dovrà essere la colonna portante dell'esperienza, ovvero l'esperienza di guida. In un calcistico l'elemento dominante è la fisica del pallone, la fisica dei contrasti, la qualità dell'intelligenza artificiale. Il pubblico anche lì non può rappresentare un motivo per distruggere la valutazione di un prodotto. Stesso discorso su uno sparatutto. Su uno sparatutto la componente dominante è la qualità dello shooting. Se è uno sparatutto narrativo, la qualità della scrittura della storia, le sequenze scriptate, la spettacolarità delle varie fasi, il funzionamento dell'esperienza. Non può essere la musica, faccio il caso. Nel caso di Far Cry non si può prendere un prodotto del genere e limitarle una valutazione perché non c'è l'italiano. Perché il doppiaggio nella tua lingua preferita non è un elemento dominante ai fini della valutazione. Ecco perché dico che c'è un problema di fondo nel valutare le produzioni e di conseguenza il pubblico lo assorbe, lo fa suo e lo replica. Quindi poi magari una volta potremo anche metterci lì genere per genere a dire su queste cose tendenzialmente bisogna prediligere questo nella valutazione eccetera eccetera. Però spero di questo mio contorto e lungo discorso di aver trasmesso un po' il discorso. Cioè cerchiamo di fare una secondo me la soluzione a tutto sarebbe una sola: sederci tutti quanti un attimo, fare un attimo di silenzio, respirare e decidere dove si vuole andare, parlare serenamente e discutere di ciò che si desidera, no? Confrontare le opinioni, ma ci vorrebbe un po' più di coerenza nel valutare le cose, ci vorrebbe un po' più di coerenza nell'accogliere le cose, ci vorrebbe un po' più di coerenza nel giudicarle una volta che sono nelle nostre mani, decidendo cosa è importante e cosa non lo è in un dato periodo. Ci riusciremo? Dubito fortemente.